libro della nostra storia. Ci riesce difficile pensare che tutte queste figure, ridotte ormai ad un semplice nome, abbiano lasciato delle tracce ancora oggi visibili, dei segni concreti della loro esistenza. Eppure le troviamo dovunque e dei tempi più lontani. Un diploma di Carlo Magno, conservato nell'archivio di Roma. Il diploma di Berengario, primo re d'Italia, conservato a Perugia. Dietro ad ogni avvenimento della storia scritta, dietro ad ogni figura pazientemente ricostruita dagli studiosi in tutti i suoi atti, stanno le testimonianze. Vi è l'archivio, custode di uno sterminato numero di registri di pergamene, di codici. Il registro di un notaio che parla di vendita di schiavi ancora nel secolo XVI. Un diploma di Cesare Borgia, bolle e sigilli papali. Un anello da carbonaro e una moneta per portare messaggi. Le emissioni di francobolli del mercato di Modena. Una raccolta di lettere e autografe di Sant'Ignazio di Loyola e di San Carlo Borromeo. Le miniature di un codice di caccia. Le figurine delle scatole di fiammiferi. In un archivio si può trovare di tutto, che serva a documentare la storia, a testimoniare il passato. Oggi, accanto ai vecchi fascicoli di un archivio camerale, possono accumularsi i moderni rotoli di pellicola. La tecnica del microfilm, che riproduce su pellicola interi volumi, pagina per pagina, serve a moltiplicare gli originali, sia per metterli più facilmente a disposizione degli studiosi che per misura di precauzione. Le carte sono andate raccogliendosi metodicamente. Privati, amministrazioni, notari, uffici continuano a versare i propri archivi in questi stati. Gli atti ufficiali del governo centrale, le leggi, di anno in anno vengono ad aggiungersi all'imponente raccolta dell'archivio centrale dello Stato. Così, la storia di ogni provincia è raccolta nell'archivio del capoluogo, dal piccolo Castel Mareccio di Bolzano e conservati di antiche magistrature italiane, come il magistrato mercantile, all'imponente grande archivio di Napoli. È il vecchio convento dedicato ai santi Severino e Sossio. In uno dei molti cortili vive ancora il platano piantato da San Benedetto dal VI secolo. Nello stesso cortile gli affreschi della Siena. Soffermiamoci su qualcuna di queste pagine e leggiamo la storia di qualche nostra città, ad esempio Firenze. Qui, al primo piano degli uffizi, sono conservati i documenti e le testimonianze della vita fiorentina dei secoli antichi. E per tutti troveremo l'antico comune, Dante, i Medici, Savonarola, gli Asburgo, Lorenzo. Le leggi più importanti della Firenze medievale sono gli ordinamenti di giustizia vigenti della pena. Accanto ad essi stanno le provvisioni e gli istituti del comune. Da noi le magistrature della Repubblica erano tirate a sorte. I cittadini che ne avevano diritto, i cui nomi erano racchiusi in queste borse, si dissero imborsati. Ma ecco, in un impero bavaro, il nome di Dante, laddove un antico lettore ha disegnato a fianco un richiamo per il tigre. Nella vita del poeta, che la tradizione vuole nato in questa casa, nell'archivio non resta molto. Essa è legata alla storia della parte questa, di cui vediamo lo statuto. L'espanso del capitale in un tardo rifacimento. In un grosso volume detto Libro del Chioto sono segnate le condanne decretate dal capitale. In un elenco di esiliati del 1300 riappare il nome del sommo poeta, segnato a fianco da un giudice. Un secolo più tardi, i Medici. Cosimo il Vecchio. Lorenzo. L'archivio conserva lettere del Magnifico. L'inventario dei suoi beni già tutto come si vede, ma le ricchezze dei Medici aumentarono di pari passo con la loro potenza. Nel 1500 un diploma imperiale ridominava tutti. Le ville medicee, tra le ridenti colline attorno a Firenze, ricordano nei secoli lo splendore del famiglia. Contemporaneo e avversario del Magnifico è Gerolamo Savonarola. Ritroviamo nell'archivio soltanto un suo breve autografo, e esso ci richiama alla mente il convento di San Martino e la cella dove viveva il grande predicatore. Di Siena non ricorderemo le nostre intestine, ma semplicemente il bagno del 6 agosto 1461. I corridoi stantini trema al mondo da terra, alla tutti attignarsi, senza chiappo e le ascoltare l'inventante che si vede. Per le collezioni dell'archivio figurano le famose tavole della Picchetta, copertine di legno che registri finanziari. Non mancano miniature preziose, come questa di Pino di Tacca. Queste antiche tessere del pane furono usate nell'assedio del 1555. Poco più in là, nel nostro libro, ritroveremo Venezia, raffigurata in una antica mappa. Sua Pitti, uno dei più famosi del mondo, ha sede in un vecchio convento accanto alla chiesa di Santa Maria di Chiosia dei Frati. Immensi depositi sono raccolti i documenti della Repubblica per le sue origini private. Questi ci danno un quadro fedele dell'ordinamento e della vita della Severissima. Il più antico organo di governo fu il maggior consiglio. Dopo il 1297 divenne espressione diretta del patriziato, i cui discendenti vi accedevano per diritto al 25° anno d'età. Per 6 secoli esatti, proprietà assoluta di queste famiglie dai nostri famosi. Pure al patriziato apparteneva il doge, massima autorità dello Stato. Al momento dell'incoronazione, egli giurava su questo libro la protezione totale. Dopo la sua morte, un'apposita magistratura detta dagli inquisitori sopra il doge del mondo esaminava se egli avesse in vita rispettato quel giuramento. Agli atti dei doci ritroviamo le bolle ducali scritte del sigillo di Perugia, una illustrazione di un codice che descrive i costumi della duchessa. Tra le molte magistrature veneziane, il Consiglio dei 10 una delle più famose. In questa stanza, il palazzo locale sedevano i 3 capi del Consiglio. Il loro potere era tale che giudicavano lo stesso doge. Questo è il posto di manifattiero decapitato per tradimento, dice il scritto. E sul registro manca pure la sentenza di condanna. L'ultimo tempo tenuta segreta e il parte di mancanza del testo riservò lo spazio bianco, apponendo che la formula non si riparte. Interessanti documenti sono le marievole o matricole delle associazioni monastica. Le mappe degli idraulici ci ricordano il grande problema del laguna. Alcide Cornell studiò il progetto per la diversione dei fiumi in mare, onde scongiurare il pericolo sempre incombente che la laguna venisse modificata nel suo aspetto fisico. Ma al di là della laguna, sui mari, erano i grandi problemi della Repubblica. Le sue navi soggiornavano il Mediterraneo in pace e in guerra. Centinaia e centinaia di navi, alla cui fabbricazione e manutenzione doveva provvedere dal Senato. Quale nell'arzanate iniziali bolle l'inverno la tenace fece, così Dante ricorda la grande cucina di questo arsenale. Dai capaci squeri scendeva in mare il fucito, la dorata nave del doge. Interi posti erano destinati alla costruzione delle navi. Un cadastro li descriveva, e tra i registri troviamo persino una tabella per eseguire il taglio secondo le lune. Centro del mercato è il piatto. Il carpaccio ci lascia un'immagine di un antico convento distrutto da incendi. Per il nuovo ricurvo di progetti del palladio e dello scamozzi di Torino. Preferita infine la severa linea disegnata dal proto di San Martino, Antonio da Ponte. Genova. Gli antichi portolani la segnano con grande richiesta. Questo vasto porto, dominato dalla più grande legato a questa piccola carta che la tradizione vuole sia stata la sua. Il nome di Cristoforo Colombo appare in alcuni articoli a testimoniare la sua origine genovese. Christophorus Columbus Civis Iacque. L'archivio delle Confere, o archivio del Banco di San Giorgio, è la parte più importante dell'archivio di Stato di Genova. Il banco fu un elemento determinante nelle confessioni della storia della città. Il dimensionamento dello Stato e delle sue imprese coloniali si basava su una serie di prestiti pubblici, detti confere, unificati nel Banco di San Giorgio nel 1406. I titoli di prestito si chiamavano luotti. Il banco gestì direttamente numerose colonie, quali Tapagos, Tacca e Chiosia, e le amministrò per conto dei propri finanziamenti. Il mantiene relazioni d'affari e diplomatiche con gli ultimi, come attesta il libro dello Chioto di Mantua. L'archivio non paga la credita. Paga. Scuse, cioè i moderni dipendenti. E infine i biglietti, progenitori dei nostri assetti. Lasciamo Genova e scegliamo altri documenti economici e finanziari dagli archivi di altre città. A Mantua rintracciamo un'antica scrittura d'ordine. A Perugia la matricola del Monte dei Poveri, primo monte di pietra italiana. Ancora a Mantova campionari di stoffe e marche di origine. E poi contratti, importanti per i nomi dei contraenti. Michelangelo acquista un blocco di marmo, Galileo dà pietanza che si paga. Ritroviamo a Roma l'inventario dei beni di Michelangelo. E chi vende questo Mussolini. Nell'archivio di Siena questa multa pagata da Cecco al gioielliere per schiamarsi lo stupido. Dedichiamo una pagina del nostro libro alla Roma dei fatti. Gli antichi archivi della città sono parecchi. Uno ne ospita tuttora l'antico convento di Campo Marzio, come della città. Il palazzo del Confalone, una volta adibito al carcere, accoglie archivi giudiziari. Ma il più importante è quello conservato al Palazzo della Sant'Ignazio, una volta sede dell'università fondata da Bonifacio. Non mancano ancora oggi gli elenchi dei professori, dei laureati in diritto pontificio e in diritto cesareo, nomi illustri come quello del cardinale Mazarino, proclamato dottore nel 1626. Ma vogliamo ricordare la città di Roma, quale ce la descrive con le sue illustrazioni di Dante Alessandrino. Grandi proprietà all'esterno e all'interno della città ebbe l'ospedale di Santo Spirito, istituzione fondamentale della vita romana del XII secolo. Non fu solo un ospedale, ma un sodalizio con una vera e propria prigione. Accanto ad essa, il leader chiuso nel toro, dove giuravano i funzionari della Camera di Constantino. Poco più in alto, il catastro dei beni dell'ospedale del Santissimo Salvatore. orientale è piena di figure, tra cui non mancano quelle pittoresche. Cristina di Spezia, lasciata di Roma, giunge a Roma con uno spazzoso corteo. Michelangelo Medici, da Caravaggio, è condannato per omicidio. Giordano Bruno, eretico, viene bruciato vivo in Campo dei Fiori il 16 febbraio 1600. Le copertine dei registri di tesoreria ci offrono una variopinta serie di stemmi papali. Spostiamoci nel tempo. Ecco Eugenio di Savoia, il grande condottiero. Gli archivi della storia sabauda ci offrono immagini di combattimenti come questo antico torneo e visioni di eserciti come queste illustrazioni delle truppe di Carlo Emanuele. L'archivio di Torino è una bomba inesauribile di storia militare. Scorriamo ancora qualche pagina. È il 1848. La nostra rievocazione comincia a Torino il giorno 4 marzo. Da una finestra di Palazzo Reale, Carlo Alberto annuncia la comunicazione dello Statuto. Alla Costituzione piemontese, scritta nei due testi, italiano e francese, si univano in quegli anni altre costituzioni. Quella di Pio IX e più tardi quella della Repubblica Romana. Intanto, a Torino avevano luogo le elezioni, ma i manifesti furono ben presto ricoperti dai proclami della prima guerra di indipendenza. L'esercito piemontese si metteva in moto. A Venezia gli austriaci capitolavano e cedevano il potere ad un governo provvisorio. Manin ne assumeva da prima la presidenza, ma ben presto la situazione si faceva più grave. In questi tre proclami è riassunta la resistenza di Venezia, la dittatura di Manin, la fine del governo provvisorio e la cessione dei poteri. Vittorio Emanuele II e Radetzky si incontrano a Vignale e pongono fine alla guerra. Ricordiamo i punti salienti del risorgimento italiano, datato dal castello di Moncalieri, il proclamo di Vittorio Emanuele per le elezioni del 1850. Le note di Cavour alla vigilia di Plombiere. Il celebre discorso detto per il grido di dolore, corretto di pugno da Vittorio Emanuele II. Ed ecco la battaglia di San Martino e Severino. I plebisciti con cui i vari stati si uniscono al regno di Sardegna. L'atto con cui Garibaldi consegna le 2 Sicilie. La legge che dà a Vittorio Emanuele il titolo di eredità. Ritorniamo alla Sapienza, continuando a seguire tra i documenti della Bibbia centrale le grandi linee della nostra storia. Uno dei primi atti dopo la missione di Roma è la legge delle guarentigie. Qualche anno dopo muore Vittorio Emanuele II. Muore anche Garibaldi, lasciandoci con una calligrafia tremante un piccolo testamento. Compaiono altre figure, le Pretis e la prima campagna d'Africa. Giolitti che telegrafa a Fiuci al marchese di San Giuliano a proposito della guerra civile. Ed infine giunge il 1900. 1922. Il governo dei verbali del Consiglio dei Ministri ricostruisce con evidenza la decreto. Il giorno 28 ottobre il Consiglio chiede al re lo stato d'assegno. Il 1 novembre il nuovo Consiglio è già insediato. Ricordiamo che somigliabile solo del più recente. La legge sulla stampa del 1924. Due anni dopo, il processo Matteotti. Nel 31 un colloquio più undicesimo Mussolini in una nota al re e relativa risposta. Segue nel 1935 la conquista delle Chiosie. In quell'occasione ritroviamo un documento firmato dai componenti del Consiglio dei Fascisti. Un giornale, e questo autografo, ricordano il 10 giugno del 40 tra le carte della segreteria particolare del capo del Consiglio. Nel 1942 una legge promulga il nuovo codice civile. Ne mancano i documenti degli ultimi anni. Vi sono carte del governo della Repubblica Sociale. E infine i verbali riservati del Comitato di Liberazione Nazionale. Qui ritroviamo i nomi degli uomini politici contemporanei, nomi che riallacciano le storie di ieri all'attualità. La nostra scorsa alle carte è finita. La concludono due documenti di importanza storica notevole, l'applicazione di Vittorio Emanuele III e la Costituzione della Repubblica. Abbiamo solo sfogliato rapidamente qualcuna delle infinite pagine chiuse negli archivi. Questi innumerevoli fogli, tutte queste parole scritte, racchiudono la nostra vita. Sono rimaste per secoli a testimoniare che il nostro passaggio è vero, a impedirci di modificarlo. Per chi sa leggere, queste carte sono più vere e più vive delle parole con cui spesso raccontiamo la storia. E se non sono il racconto, sono la realtà stessa. Si accumulano ancora in attesa di venire sistemate e di essere lette e studiate. Immessi sono i vuoti del tempo, dove il giorno si allineeranno chilometri distaccati. Un nuovo palazzo imponente diverrà la sede dell'archivio centrale dello Stato.